Sopravvivere senza paracadute da oltre 10.000 metri d'altezza, diventare un simbolo mondiale e andarsene in circostanze mai chiarite. A poche ore dal Natale di qualche anno fa, all'età di 66 anni, nel letto di casa sua si è spenta Vesna Vulović, quella ragazza iscritta nel Guinness dei primati e non solo, a cui mi piace dedicare un pensiero. E la domanda che forse vi starete facendo è: come è entrata a far parte di quel libro? Vesna è una giovane ragazza jugoslava di 22 anni. Ama i Beatles, è attratta dalla cultura occidentale e durante l'università va per un periodo a Londra per perfezionare il suo inglese. Vesna ha un'amica assistente di volo e un giorno a Belgrado la osserva con indosso la sua meravigliosa divisa turchese. Ascolta i suoi racconti e pensa che se facesse quel lavoro a Londra avrebbe la possibilità di tornarci spesso. Beh, guarda caso la JAT, la compagnia aerea di bandiera del paese, sta cercando personale. Come potete immaginare è un lavoro molto ambito e la selezione quindi è molto dura. Purtroppo Vesna ha un problema, soffre di pressione bassa e teme che questa sua problematica potrebbe farla scartare. Così, sapete cosa pensa di fare? Prima delle visite mediche si imbottisce di caffè. 8 mesi dopo, quel pomeriggio del 26 gennaio 1972, Vesna, con indosso quell'uniforme turchese, attende insieme all'equipaggio, nel terminal dell'aeroporto Kastrup di Copenaghen, l'arrivo del suo aeromobile, il volo JAT 367. Il Douglas DC-932, marche Yankee Uniform Alpha Hotel Tango, ha circa un anno di vita, 2091 ore di volo all'attivo, per un totale di 2564 cicli. Quel giorno è in servizio da Stoccolma a Belgrado, con scalo a Copenaghen e Zagabria. I 5 membri dell'equipaggio di Vesna operano le ultime due tratte. 23 passeggeri a bordo. Una giornata molto tranquilla. Vesna è in cabina e già sta pensando che cosa preparerà da mangiare per quella sera. Ha la valigia da disfare, a che cosa farà domani. Sono le 16.01, quando il DC-9, da in prossimità del confine tra Germania e Cecoslovacchia, scompare improvvisamente dai radar. E nei pressi del villaggio di Srpska Kamenica, da quel cielo denso di nubi, inizia a cadere una pioggia di detriti e corpi umani. Bomba a bordo. Una carica imbarcata in una valigetta nel vano di cargo anteriore dall'Ustase, un movimento rivoluzionario croato molto attivo in quegli anni. Questo fu quello che stabilì l'inchiesta come causa dell'esplosione che squarciò il DC-9, che poi finì per spezzarsi in 3 tronconi. Inchiesta che per la verità presenta ancora oggi dei lati oscuri, alla quale non fece seguito nessun arresto, sulla quale poi presero vita anche alcune speculazioni, nonostante i dati delle scatole nere raccontassero una dinamica inequivocabile. Ma lassù, lontano dagli intrighi di potere, dove gli unici meccanismi a cui si obbedisce sono quelli della fisica, l'esplosione fu una semplice detonazione in quanto tale, con le sue ovvie conseguenze. Eppure per Vesna quell'esplosione fu qualcosa di più particolare. Una forza dirompente che la scaraventò insieme alla massa di un trolley addosso nel cono di coda, il quale poi precipitò fino ad arrivare a schiantarsi sul costone di una montagna, il quale era ricoperto da una fitta vegetazione di alberi, che a sua volta terminava in un pendio di terriccio sul quale si stava depositando uno strato di neve fresca. Una volta ascoltavo un medico che si occupa anche di addestramento degli equipaggi aerei, e questo medico spiegava un concetto base che bisogna sempre tenere a mente perché è qualcosa di controintuitivo. Il concetto è molto semplice. Chi piange, respira. Quando dopo una compressione entri in cabina per prestare soccorso e fare un'immediata stima della situazione, non sono le grida e i pianti a doverti allarmare. Perché chi strilla vuol dire che sta respirando. Quello che invece veramente ti deve inquietare è il silenzio. E fu proprio un medico, il dottor Bruno Henke, un ex ufficiale della Wehrmacht, il primo uomo a raggiungere il luogo dell'impatto. Il primo uomo ad ascoltare quel terribile silenzio. Lo osservò, lo sentì, ne prese coscienza. Si aggirava con gli altri abitanti che man mano sopraggiungevano, in quello scenario di rottami e devastazione. Quando improvvisamente gli sembrò di sentire le timide grida di una donna. Corse quindi verso il punto e cercò di rovistare tra le lamiere, finché tra i frantumi e i resti mutilati di una donna e un trolley prese vita il busto di una ragazza in uniforme turchese. 3 vertebre rotte, fratture alle gambe e alle braccia, frattura del bacino, frattura di una parte del cranio. E poi mi son perso nell'elenco. Reduce da una caduta nel vuoto da 10.160 metri, sopravvissuta a uno sbalzo termico di 70 gradi, al risucchio di una decompressione, alla mancanza di ossigeno e al rischio di congelamento, essendo entrata a contatto con la neve, e non so come, con quale forza potesse, gridava aiuto.
Il dottor Henke è stata la più grande fortuna di Vesna, perché in quanto medico, con la sua esperienza nel campo, sa che un ferito da incidente in quelle condizioni non va mai spostato o estratto finché non ci sono le condizioni per farlo. Henke tampona le emorragie come può, la ripara dal freddo, riesce a stabilizzarla finché non arrivano i soccorsi. Nella sala operatoria del piccolo ospedale della cittadina sono tutti pronti. Vesna, in quel momento, ha una paralisi dalla vita in giù. La buona notizia è che il midollo osseo non è danneggiato e quindi potrebbe tornare a camminare. Quella meno buona è che le pulsazioni cardiache sono quasi impercettibili. Devono assolutamente riuscire a stabilizzare il polso. A Belgrado, nel frattempo, la madre di Vesna si sta asciugando i capelli, quando tutto un tratto sente bussare alla porta. Davanti a lei ci sono tre piloti della JAT in uniforme. La donna non riesce a dire una parola. Nella normalità di un pomeriggio come tanti, in un attimo il più grande incubo di un familiare di un aviatore le si materializza davanti. Signora, c'è stato un incidente. Sua figlia è viva. Un aereo speciale ci sta aspettando. Dobbiamo andare. Vesna è in uno stato di semi-incoscienza. Riconosce i suoi genitori. Mamma, perché ho tutti questi dolori? Cosa mi è successo? Eh sì, perché Vesna non sa nulla di che cosa è accaduto. Pensate che roba, il suo ultimo ricordo risale al momento in cui lei sale la scaletta del 19. E per adesso deve restare così, perché i medici sono stati tassativi. Qualunque ricordo, qualunque forte emozione, in quel momento, in quello stato così debole, potrebbe esserle fatale. Amnesia retrograda parziale. Come una sorta di difesa, il cervello cancella dalla psiche un ricordo che potrebbe danneggiarla irrimediabilmente. E questa probabilmente fu la sua seconda grande fortuna. Non avendo memoria di nulla, non avrà mai nessuna paura, nessun trauma, nessun problema a salire su un aereo. Anzi, addirittura continuerà a viaggiare per tutto il resto della sua vita senza timore. Pensate, per il rientro a Belgrado dovrà essere imbarcata proprio su un altro aereo 119. E potete immaginare che sono tutti molto preoccupati. Le propongono una sedazione, che lei però rifiuta. Cioè, beh, perché mai dovrebbe aver paura di salire su un aereo? In fondo, è come se quell'incidente lei non l'avesse mai vissuto. Stabilizzati i parametri vitali, Vesna viene imbarcata su un elicottero e trasportata all'Accademia Militare di Praga. E proprio qui, quasi due settimane dopo, i medici finalmente iniziano a spiegarle, con la copia dei giornali alla mano, tutto quello che è accaduto. Ok, ma perché mai dovrebbero insistere? Perché mai dovrebbero cercare di capire se lei ricorda qualcosa? Semplice. Perché Vesna è l'unica testimone rimasta in vita di un attentato al quale non sarebbe dovuto sopravvivere nessuno. Se lei riesce a ricordare anche solo qualcosa, può aiutare le indagini. Beh, come dicevo prima, prima dell'incidente lei qualcosa si ricorda. E lei ricorda molto bene quell'uomo così nervoso che scese proprio a Copenaghen. Ed è in quelle giornate così lunghe che Vesna inizia finalmente a capire perché si trovi all'interno di una struttura militare. E anche perché, una volta in ospedale a Belgrado, la sua stanza sarà piantonata dalla polizia H24. Nessuno, senza la loro autorizzazione, si può avvicinare a Vesna. L'ingresso è consentito solo a genitori, fratello e medici. Sì, perché potete immaginare che il fatto che Vesna sia viva, per qualcuno, è un problema. E lei, quindi, in quel momento capisce che correrà un pericolo per tutto il resto della vita. Ma in patria, nel frattempo, Vesna è diventata un eroe nazionale. La sua fama è pari a quella di una celebrità. Il maresciallo Tito stesso la riceverà al suo rientro in patria. E quindi a questo punto succede che la sua popolarità la renderà un bersaglio sempre meno conveniente da colpire. E quindi possiamo dire che in un certo senso la proteggerà una seconda volta più avanti. Anche se lei in realtà questo ancora non lo può sapere. Vesna viene trasferita ancora una volta in un centro in Montenegro. E a 10 mesi dall'incidente, Vesna ricomincia a camminare da sola. Il suo rientro a Belgrado è a tutti gli effetti quello di una celebrità. I media se la contendono, il pubblico la riconosce e le vuole bene. Il suo paese l'ha eletta una specie di simbolo nazionale. Non solo è famosa, è anche entrata nel cuore della gente. Dopo 18 mesi di riabilitazione è ormai tornata a una vita quasi normale. Si sposa, un giorno si scopre incinta, ma purtroppo quella gravidanza fu extrauterina. La presero per i capelli. Ancora una volta, salva per miracolo. Ovviamente niente da fare per il feto. E ancora peggio, non potrà mai più ritentarci. Chiede almeno di poter ritornare in volo per tornare a fare la vita che faceva. Ma le sue condizioni purtroppo non le consentono più di tornare ad avere un'idoneità medica. La JAT comunque le offre un impiego a terra, in un ufficio di rappresentanza. Arriviamo a quello che forse vi stavate chiedendo all'inizio, cioè il Guinness dei primati.
L'anno è il 1985 e Vesna riceve la convocazione. Con i suoi 33.000 piedi, Vesna ha a tutti gli effetti stabilito un nuovo record per essere sopravvissuta alla caduta più alta senza paracadute. A premiarla, ironia, c'è Paul McCartney, l'idolo della sua giovinezza, nonché forse addirittura l'ispiratore di quel percorso di vita che l'ha portata oggi a trovarsi proprio lì. McCartney la trova simpatica, le presenta sua moglie, la invita a cena. Pensate che ho letto che prima di congedarsi, Vesna chiese un autografo a Paul McCartney. E sapete che cosa le rispose l'ex Beatles? Sono io che vorrei il tuo. La vita di Vesna continua quindi, celebrità e trauma con cui convivere a parte, come quella di una persona normale. Ma Vesna è qualcos'altro, oltre tutto quello che vi ho raccontato finora. Vesna è una attivista, è una persona, cioè, che ha un suo ideale, una sua visione specifica della vita non solo fine a se stessa, ma inserita nel contesto che la circonda. Sente sulle sue spalle la responsabilità di dover pensare anche al bene comune, di lasciare a chi verrà un mondo, se non migliore, almeno come quello che ha trovato. E il contesto in cui lei vive, purtroppo, la preoccupa sempre di più. Se il progetto della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia sopravvive alla morte di Tito, verso il finire degli anni Ottanta, Vesna capisce che qualcosa sta cambiando. Stiamo entrando infatti nel decennio delle guerre jugoslave. E in tutto questo Vesna crede che la pace e la prosperità consistano nell'avvicinarsi all'Europa e non nell'allontanarsi per sprofondare in nazionalismi esasperati e guerre fratricide. Vesna quindi decide di dire pubblicamente quello che pensa e comincia a esporsi pubblicamente contro la strategia di Slobodan Milosevic. Lei non nutre alcun interesse per la politica, non ha nessuna ambizione. Lei si sente semplicemente come una qualunque cittadina che ha un dovere. La differenza rispetto a una normale cittadina è che però Milosevic non la può zittire e incarcerare, come di solito accade in queste situazioni. Vesna ha una fama che la protegge e che anche questa volta riesce a salvarla. Non può toccarla, non può farle nulla. E allora lui inizialmente cerca di zittirla, mettendo in dubbio la veridicità di quello che le accade. Cerca di renderle impossibile la vita lavorativa, fino a che si convince che l'unico modo possibile per zittire il dissenso di quella voce sia toglierle l'ossigeno. In senso metaforico, ovviamente. E fu così che agli inizi degli anni 90 la JAT licenzia Vesna. Il decennio la vede quindi ormai coinvolta in questo conflitto, il cui epilogo si può fissare in quella sera del 5 ottobre 2000. La rivoluzione dei bulldozer. Migliaia di manifestanti sono in marcia verso il centro della capitale, con in testa bulldozer e mezzi pesanti per sfondare le linee. La polizia si rende conto che potrebbe essere un massacro, ha la saggezza di lasciarli passare, e quella ormai è la fine. I manifestanti occupano il Parlamento e Vesna sarà una delle celebrità che si affaccerà da quel balcone per testimoniare alla piazza la vittoria. Milosevic sarà consegnato 9 mesi dopo al Tribunale Penale Internazionale per i crimini nella ex Jugoslavia, nella città dell'Aia, nel cui carcere si spegnerà 5 anni dopo. Fine della storia. Un bel lieto fine, giusto? Purtroppo no. Sì, perché Vesna soffre, dal giorno del risveglio in ospedale, della sindrome del sopravvissuto. Sì, perché anche se non ricorda nulla, lei ormai sa quello che è successo. E quindi si ritrova a vivere con una costante sensazione di peso nel vivere quella vita e quella situazione che inizia a percepire come una sorta di privilegio. Si sviluppa in lei una sorta di senso di colpa. Perché proprio io sono sopravvissuta? Quali meriti ho? E se quel giorno avessi potuto fare qualcosa? E se avessi una qualche responsabilità in tutto questo? La mente è bastarda, rimugina nella ricerca ossessiva di un significato, di un perché. Un perché che probabilmente neanche esiste. E da qui a cadere nella tristezza il passo è molto breve. Vesna invecchia, è ormai stanca della vita. Il suo matrimonio è fallito da tanto tempo, la sua gravidanza pure. È sola, dimenticata da quasi tutti, ha solo più un fratello, con il quale i contatti sono ormai diventati sporadici. Dice di non capire che cosa vogliano dire gli altri quando sostengono che sia stata fortunata. Perché la vita è così dura. È stanca di persone che le chiedono continuamente di parlare di quel giorno. Che cercano il solo sensazionalismo, senza mai chiederle: ma tu, come stai? I suoi rapporti con la stampa sono ormai sempre più rari. Addirittura rifiuta persino un invito da parte di Oprah Winfrey alla ABC. Anche perché in tutto questo Vesna non ha neanche più il denaro per poter acquistare dei trucchi nuovi. Vesna vive in una periferia dimenticata,
con un assegno di invalidità ai limiti della sussistenza. Siamo quindi ormai a poche ore dal Natale del 2016. Vesna ultimamente mantiene qualche contatto con un paio di amici, i quali però non hanno sue notizie da giorni. Al telefono non risponde, al citofono nemmeno. Non sanno che cosa fare. Si rivolgono alla polizia. Gli agenti si recano presso il suo appartamento. Provano a bussare, ma hanno già compreso la situazione. Chiamano il fabbro. Gli dicono che può procedere. Le cause del decesso non sono mai state rese note.